l'asfalto e i green, la cultura e lo sport. La passerella dei turisti si fa doppia per ospitare anche quella dei giocatori di golf. Tutto questo convive in un sabato pomeriggio in cui si portano ferri e palline dove non ce lo si aspetta. Sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. Una delle città più romantiche d'Italia. Tra i suoi monumenti, la sua storia, nelle vie dello shopping e i simboli del turismo scaligero nel mondo. In City Golf Verona 2015. This man is... 18 buche, 18 flight, 4 persone, sono in totale 72 giocatori che contemporaneamente shotgun giocano su questo campo. Partono dalla, per esempio uno parte sulla buca numero 15, va sulla 16, 17, 18, finisce alla 14 e così via. Palline morbide, 100% sicurezza, perché non possiamo rischiare che i nostri giocatori tirino le palline in mezzo alle persone, uno la prende in testa e si fa male. Non succederà, tutti si devono divertire e sicuramente ci divertiremo anche noi con questa giornata fantastica. Si comincia in Piazza Bra. La seconda buca è all'Istituto Seghetti. Non è facile, soprattutto con queste palline non è facile. Questa buca è complicata perché non puoi appoggiarti da nessuna parte, devi centrare la buca di volo. Si continua nella vivissima Via Mazzini, poi Piazza delle Erbe e il ristorante 12 Apostoli. Piazza Bra, Apostolo 12, l'Arena di Verona, un sacco di bei posti, bei musei, belle piazze di questa fantastica città. È eccezionale, fare i tiri dall'arena è veramente, veramente bello, è stata la cosa più bella d'oggi. La 14 coincide con il giardino del museo di Castelvecchio e poi un green artificiale nel laghetto di Piazza Arsenale. Mi sembra difficile perché la pallina, mi dicono, si deve fermare sul green e non sarà molto facile, però molto bella. Da 5-40 metri penso di usare questo un 56 gradi che riesco a alzarla abbastanza per farla rimanere, che si fermi sulla piazzola, spero almeno. L'intenzione è tutta così, però vediamo. Le ultime tre buche sono su Via Roma, sulla splendida terrazza Riniero. A seguire è l'ultima tappa della mappa, il camminamento della Gran Guardia. Competitions, and this is why it's always something fine and something new and something exciting to be here. L'arena di Verona con il golf, il romanticismo con i selfie, la nostra lingua con quella di Shakespeare, la città di Romeo e Giulietta con l'InCity Golf.